Il caso di oggi è davvero controverso, se ne sta parlando tantissimo, soprattutto negli Stati Uniti, ma sono arrivate delle notizie anche qua in Italia. È controverso perché ha coinvolto principalmente una chiesa e un pastore di questa chiesa, quindi chiaramente si sono aperti anche tutta una serie di dibattiti religiosi e spirituali. Si è arrivati effettivamente ad una conclusione, almeno dal punto di vista legale. Molte persone non sono d'accordo con questa conclusione, in particolare i familiari e gli amici della vittima. Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Eli e nei miei video parlo di casi true crime, storie di cronaca nera e più in generale tutto quello che di inquietante riesco a trovare sul web. Se queste tipologie di video vi possono interessare, assicuratevi di iscrivervi al canale, altrimenti nessun rancore e iniziamo con il caso di oggi. Per il caso di oggi ci troviamo in Carolina del Sud, più in particolare sulla sua costa atlantica, in una città chiamata Myrtle Beach. Come potrete immaginare dal nome, è conosciuta principalmente per le sue spiagge ed è una meta vacanziera molto popolare nello stato. Si tratta di una di quelle città di mare molto frequentate da persone ricche, questo lo si può dedurre ovviamente da alcuni locali molto costosi o comunque forme di intrattenimento tendenzialmente molto costose. Ci sono ad esempio un sacco di ristoranti e club di lusso e in particolare c'è un club di golf costosissimo e tra i più esclusivi della costa. Senza però togliere anche intrattenimenti più alle tasche di tutti, come l'acquario di Myrtle Beach, il suo parco di divertimenti o la ruota panoramica, che tra l'altro è una delle ruote panoramiche più alte di tutto lo stato. D'estate ovviamente c'è un'affluenza a questa città molto più alta, ma si tratta comunque di una città di discrete dimensioni perché c'è una popolazione durante tutto l'anno di circa 35.000 persone. Tra le tante chiese presenti in città, a noi ne interessa principalmente una per il caso di oggi, ovvero la Solid Rock, una chiesa dove si svolgeranno la maggior parte degli eventi di cui vi parlerò in questo video. Gli avvenimenti che hanno fatto poi luce su questo caso sono molto più recenti, ma dobbiamo fare un bel passo indietro fino al 2009. Da quest'anno in poi la Solid Rock viene affidata a un pastore di 35 anni di nome John Paul Miller. John era sposato da diversi anni con una donna di nome Allison, da lei aveva avuto 3 figli, ma vivevano insieme anche al figlio di una relazione precedente di John in una casa di fianco proprio a questa chiesa. Ovviamente sia i figli di John che Allison erano molto coinvolti all'interno della chiesa e della comunità religiosa. Allison lavorava in chiesa insieme a John, si occupava di gestire alcuni corsi spirituali e lavorava anche nell'amministrazione di varie spese di questa struttura. Nello stesso anno, pochi mesi dopo l'inizio del lavoro di John Paul alla Solid Rock, si trasferiscono a Myrtle Beach anche i Francis. Questa famiglia era composta dai genitori Angelita e Michael e le 2 figlie Maika e Sierra. Avevano deciso di iniziare a frequentare tra le tante chiese disponibili a Myrtle Beach proprio la Solid Rock. All'epoca Maika aveva 14 anni e insieme a sua sorella aveva preso parte ad alcuni di questi gruppi giovanili che erano organizzati all'interno della Solid Rock e di lì in poi aveva iniziato a fare nuove amicizie in città. Diciamo che da qua in poi la maggior parte delle persone che frequenteranno, anche in quanto adolescenti, amici, uscite, eccetera, facevano proprio parte di questa comunità di chiesa. Il gruppo al quale aveva preso parte Maika era gestito, organizzato proprio dal pastore, quindi John Paul. Negli anni successivi Maika si era innamorato di un ragazzo che faceva parte sempre di questo gruppo, che si chiamava Jeremy. I due avevano iniziato ad uscire insieme, poi non appena maggiorenni, quindi appena compiuti i 18 anni, decidono di sposarsi. Questo matrimonio tra l'altro verrà celebrato proprio da John Paul, tutte le famiglie sia di Maika che di Jeremy erano molto contenti di quest'unione, sarà una grande festa, insomma, tutti amici, tutto fantastico, il matrimonio della vita e vissero per sempre felici e contenti. E invece no, perché se all'inizio sembrava effettivamente un'unione riuscita, piano piano iniziano a venire fuori delle cose che non tornavano tanto. Sia Maika che Jeremy lavoravano in chiesa, quindi diciamo che mi capitava spesso di vedersi, di frequentarsi anche durante la giornata. Maika lavorava nell'ufficio dell'amministrazione insieme alla moglie di John Paul, mentre Jeremy si occupava di organizzare tutta una serie di corsi sportivi per
i ragazzi più giovani, insomma, che partecipavano, che prendevano parte a questa chiesa, erano corsi di vario tipo. Lui in particolare si occupava della squadra di football americano, ma aiutava nell'organizzazione anche altri corsi. Dopo pochi mesi però dal loro matrimonio, Micah cambia lavoro, tra virgolette, nel senso che rimane sempre all'interno della Solid Rock, ma viene spostata dall'ufficio di amministrazione all'ufficio del pastore, diventa di fatto la sua segretaria. Considerate che a questo punto John Paul era molto amico di Jeremy, mentre Micah era comunque in buoni rapporti amica di Allison, avendo lavorato con lei per diverso tempo. Quindi capitava spesso che le due coppie uscissero insieme, si frequentassero. Ad esempio, a un certo punto Micah diventa addirittura la babysitter dei figli di John Paul, quando capitava che lui e sua moglie dovessero assentarsi per qualche giorno, magari per partecipare a qualche seminario, o dovessero semplicemente uscire a cena la sera. Si occupava lei dei figli, stava da loro e faceva la babysitter. Ora, non è ben chiarissimo a che punto si è iniziato cosa, e di questo ne parleremo anche dopo. Fatto sta che nel 2016 Allison un giorno torna a casa prima del previsto e sorprende suo marito e Micah in una situazione, diciamo, poco equivoca. C'era davvero poco di cui discutere a questo punto. Quindi, di conseguenza, ci sarà una grande litigata, questa cosa verrà riferita anche a Jeremy, il marito di Micah, e sia lei che Jeremy chiederanno il divorzio a John Paul e Micah. Nonostante tutti e quattro concordarono col mantenere quello che era accaduto tra di loro, quindi non riferire questa cosa in giro, in realtà tutti lo sapevano, era una cosa di cui tutti parlavano, anzi c'erano state per un bel po' di tempo persone che lavoravano con loro che sapevano che tra John Paul e Micah stesse accadendo qualcosa oltre il rapporto di semplice pastore e segretaria. In ogni caso, diciamo che ufficialmente questa cosa non era stata detta, ma tutti nella comunità lo sapevano. In seguito al divorzio, tra l'altro, sia Jeremy che Allison decidono di lasciare totalmente la chiesa, la comunità, si trasferiranno, frequenteranno altre chiese. E pochi mesi dopo il divorzio ufficiale, Micah e John Paul diventeranno una coppia ufficiale agli occhi di tutti, diranno a tutti di aver iniziato a frequentarsi. Ovviamente che un pastore che predicava all'epoca ovviamente la fedeltà all'interno del matrimonio, questo legame indissolubile che dovrebbe essere il matrimonio, venga coinvolto in uno scandalo simile, insomma, non poteva godere di una reputazione a questo punto proprio massima all'interno della comunità e dei fedeli. E infatti ci sarà un periodo che durerà circa un anno di difficoltà che sembrerà concludersi quando John Paul e Micah decidono di sposarsi. Al matrimonio, che si terrà nel 2017, Micah aveva 23 anni mentre John Paul 44. A questo matrimonio parteciperanno anche i figli di John Paul. Diciamo che sarà una cerimonia che metterà un po' d'accordo tutti, nel senso che da questo punto in poi la reputazione del pastore inizierà nuovamente a pulirsi, ad essere visto un pochino meglio. Da qua in poi Micah, come moglie del pastore, inizierà ad avere un ruolo più importante all'interno della chiesa, inizierà ad organizzare lei stessa tutta una serie di corsi spirituali. Micah era una ragazza, ovviamente 23 anni è giovane, so per dire una donna, comunque sì, una ragazza di grande fede, questo lo raccontano i suoi familiari, le persone che la conoscevano, era una persona con una grande fede, molto religiosa, partecipava spessissimo, questo già anche prima ovviamente di diventare la moglie del pastore, a tutte le varie attività della Solid Rock. Era già da diversi anni una missionaria e una volta diventata la moglie del pastore inizia ad organizzare delle missioni in Kenya, dove si occupava di andare praticamente con varie donazioni che raccoglieva nel corso degli anni e aiutava economicamente in molti modi. Gli avevano costruito ad esempio una scuola dove avevano organizzato tutta una serie di corsi sia educativi, cioè insegnando l'inglese, la matematica, eccetera, che ricreativi, quindi per magari far passare un pomeriggio a dei bambini giocando, facendo qualche attività. Nel 2023 e nel 2024 era anche diventata molto attiva in tutta una serie di campagne contro la violenza domestica. Era un argomento che le stava molto a cuore e di cui aveva parlato in diverse situazioni, sia in seminari che sui social, sulla sua pagina Instagram. I
just want to tell you what a lot of people have told me lately, but you are the bride of Christ. Before anybody else's bride, God hates divorce. But why? According to everybody I've asked and the scriptures that I've found, it's because it hurts people. But does abuse hurt people? How do you think God feels about that? When you're the bride of Christ and he sees his bride going through abuse and hurt, what do you think he thinks about that? Il 27 aprile del 2024 un uomo di 55 anni si trovava a pesca sulle sponde del fiume Lamber nell'omonimo parco statale. Questo parco qui si trova circa un'ora e un quarto, un'ora e dieci di macchina da Myrtle Beach. Era un parco in cui quest'uomo era andato un sacco di volte, lo sceglieva in particolare perché era molto grande, di conseguenza era facile trovare un punto dove non c'erano altre persone, era un posto molto silenzioso, lontano dalle strade trafficate dalle macchine, si sentiva solitamente davvero solo il rumore della natura. Quel giorno però, dopo 5 minuti circa dall'inizio della sua pesca, inizia a sentire il pianto di una donna. Non era un pianto vicinissimo a lui, ma lo sentiva chiaramente, quindi non doveva essere a un chilometro o due di distanza. Dal punto in cui si trovava però, in questa sponda del fiume, non vedeva molto altro se non il fiume in questione, perché c'era una vegetazione molto fitta, quindi anche se ci fosse stato qualcuno a 50-100 metri da lui, non lo avrebbe molto probabilmente visto. Era un pianto sommesso, non era proprio un pianto disperato, non sentiva questa donna urlare, di conseguenza per un paio di minuti successivi non saprà molto che cosa fare, non voleva disturbare qualcuno che era lì per farsi i fatti propri, per sfogarsi magari, per stare un po' da sola, però era chiaramente in difficoltà, non sapeva se intervenire, se dire qualcosa magari per chiedere se ci fosse bisogno d'aiuto. Rimane per 2 minuti semplicemente in ascolto. Al termine di questi 2 minuti in realtà il pianto cessa e ci sarà un silenzio per un altro paio di minuti circa, quindi quest'uomo si rilassa, si rimette a pescare e non ci pensa più a quel pianto per i 2 minuti successivi, fino a quando non sente l'esplosione di una pistola. Put in there with my little boat. And maybe 5 minutes after getting into the slough, I heard a cry, a faint cry. Heard it for maybe 2 or 3 minutes, and the crying stopped. I said, oh my God, don't tell me. Don't tell me, because the crying had stopped. I said, don't tell me something's happened. Don't tell me something. I was getting ready to get out of there. Her license, her bank card. She had her keys in the bag. She had a little small Bible, all of her credit cards, her bank cards, and a few receipts of some things. Dopo aver sentito questo sparo, l'uomo decide, con grande coraggio se posso dire, di avvicinarsi, andare in almeno in direzione del punto in cui pochi minuti prima aveva sentito il pianto. Si sposterà per circa un 200 metri, probabilmente neanche, dal punto in cui si trovava, fino a trovare per terra, proprio di fianco la sponda del fiume, uno zaino, degli occhiali da sole e un cellulare. Intorno a questo zaino non c'era nessuno, di conseguenza l'uomo decide di aprirlo e guardare che cosa c'era all'interno. All'interno dello zaino troverà un portafoglio con all'interno dei soldi, una carta d'identità, delle carte di credito, tutta una serie di vari scontrini di cui parleremo poi dopo e una piccola Bibbia. Non vede niente di allarmante vicino allo zaino, non c'erano tracce di sangue, non c'erano cose lanciate, non sembrava che ci fosse stata una colluttazione di qualche tipo, però avendo sentito prima piangere, poi lo sparo, poi aver trovato quello zaino, decide di contattare la polizia. Passerà poco più di un'ora a questo punto e verso le 16:30 arriva la polizia un'altra chiamata proveniente dallo stesso parco, un chilometro circa più in giù rispetto al fiume, questa volta da una persona che si trovava lì per fare un giro con il suo kayak. Anche questa persona era partita in realtà da pochi minuti col suo solito viaggio, la sua solita gita, insomma, in kayak, e aveva visto in lontananza, arenata in una sponda di questo fiume,
il corpo di una donna. Impiegheranno davvero poco tempo ad identificarla perché, come vi dicevo, quell'uomo di 55 anni aveva già chiamato la polizia e aveva trovato quello zaino. I documenti all'interno del portafoglio, nello zaino, appartenevano purtroppo a Maika. La causa del decesso sarà evidente fin da subito, ma lo confermerà anche un'autopsia, ovvero un singolo colpo di proiettile alla tempia. All'interno del parcheggio di questo grande parco statale troveranno parcheggiata la macchina di Maika. Proprio sul posto del passeggero c'era una valigetta aperta, sapete, quelle valigette proprio custodia di pistole. Quella stessa pistola verrà ritrovata a distanza di qualche ora nel fiume, poco distante in realtà da dove era stato trovato da quell'uomo lo zaino di Maika. All'interno dello zaino troveranno lo scontrino dell'acquisto di quella pistola e scoprono così che era stata acquistata solo poche ore prima rispetto a quando l'uomo aveva sentito il pianto e poi lo sparo. Riescono a risalire alle videocamere di sorveglianza di questo posto dove era stata comprata la pistola e vedono effettivamente arrivare Maika con la sua auto, entrare tranquillamente, acquistare quella pistola che poi era stata ritrovata e, stando a queste riprese, Maika sembrava assolutamente tranquilla e serena. A un certo punto scherzerà anche con il commesso che gli farà lo scontrino, gli venderà questa pistola. Insomma, non sembrava essere allarmata in nessun modo e soprattutto viene ripresa assolutamente da sola, non era in compagnia di nessuno. Una volta rientrata in macchina, scopriranno sempre tramite il cellulare che avevano trovato sulla scena, aveva cercato su internet parchi nazionali statali e aveva aperto diverse posizioni, diversi indirizzi di parchi statali fino a quel parco dove poi verrà ritrovato il suo corpo. Viene anche fuori che circa una decina di minuti prima rispetto a quando l'uomo aveva sentito il pianto e poi lo sparo, una donna che si era identificata come Maika aveva effettivamente chiamato la polizia. Ora, su internet c'è la registrazione di questa chiamata, secondo me è una chiamata che potrebbe essere un po' disturbante per certi versi, quindi ho scelto di non mettervela in questo video. Se doveste voler sentire questa chiamata, liberissimi di cercarla su internet. In ogni caso, in questa chiamata Maika chiede alla polizia di rintracciare il suo telefono, di avere intenzioni di togliersi la vita e di aver comunicato la sua localizzazione in modo che la sua famiglia sapesse dove trovarla. Tutte queste informazioni le ricostruiscono circa in un giorno e mezzo dal ritrovamento del corpo e, come potrete immaginare, ogni prova, ogni dettaglio portava verso un'unica conclusione, ovviamente, che Maika si fosse tolta la vita. Da qua in poi però partiranno tutta una serie di situazioni, parole di persone, testimonianze di persone che quantomeno permetteranno di mettere un grande punto interrogativo nei mesi successivi a questa situazione. Le prime persone a dire alla polizia di non essere convinte da questa spiegazione saranno i suoi familiari. Diranno innanzitutto di come Maika fosse piena di progetti per il futuro, piena di impegni, in particolare sarebbe dovuta partire per una nuova missione nell'arco di settimane, quindi sembrava strano a loro che avesse fatto un gesto del genere con così tanti progetti per il suo futuro, cosa che purtroppo non vuol dire molto. Ci sono moltissimi esempi di casi in cui persone si sono tolte la vita e avevano un sacco di progetti, un sacco di appuntamenti magari importanti nella loro vita. Ma in particolare la sorella di Maika, Sierra, dice alla polizia che proprio nelle settimane precedenti alla sua morte sua sorella le aveva detto tutta una serie di cose preoccupanti, chiaramente. Nemmeno un mese prima, infatti, della sua morte, Maika le aveva detto che se dovesse esserle capitato qualcosa, sarebbe stato sicuramente suo marito, John Paul. Anzi, Sierra racconta che in un'occasione sua sorella le aveva addirittura detto una frase molto specifica e forse quasi inquietante, visti poi i vari eventi, ovvero le aveva detto che se qualcuno avesse mai dovuto piantarle un proiettile in testa, sarebbe stato suo marito. E questo perché il matrimonio tra il pastore e Maika
Non era proprio così rose e fiori come qualcuno poteva immaginare da fuori. Avevano avuto problemi in realtà per un sacco di anni e per un sacco di anni Mike aveva detto alla sua famiglia, a sua sorella, di voler chiedere il divorzio. Non aveva mai fatto in passato niente di concreto verso il divorzio, non aveva contattato un avvocato divorzista, eccetera, eccetera, fino a poco prima della sua morte. Infatti, sua sorella stessa, Sierra, l'aveva accompagnata da un avvocato. C'era stato poi un ripensamento, in realtà, da parte di Mike. Chiaramente chiedere il divorzio non deve essere qualcosa di per niente facile. Aveva passato un periodo a vivere insieme alla sua famiglia, che nel frattempo si era trasferita fuori da Myrtle Beach. Di punto in bianco un giorno era scomparsa, nel senso se n'era andata senza dire niente a nessuno. Aveva lasciato un biglietto a sua sorella chiedendole scusa, ma dicendo di aver deciso di rimanere con suo marito e di doverlo raggiungere a Myrtle Beach. Era passato un po' di tempo durante il quale Sierra non aveva avuto tantissime comunicazioni telefoniche con sua sorella, fino a quando lei non l'aveva informata di aver deciso finalmente di fare questo grande passo, di avviare i documenti del divorzio, e questi documenti erano stati consegnati a suo marito 2 giorni prima rispetto alla sua morte. Secondo Sierra, ancora una volta, era strano che finalmente Maika avesse deciso di fare questo passo per togliersi poi la vita 2 giorni dopo. Dopo aver ottenuto queste informazioni, la polizia decide di indagare un attimino in modo più approfondito su questa coppia e scoprono in realtà che erano avvenute tutta una serie di cose decisamente preoccupanti che avevano coinvolto, in realtà, la polizia stessa. Quel periodo tra la partenza da casa della sua famiglia lasciando quel bigliettino a quando poi non deciderà nuovamente di completare questi documenti per il divorzio e consegnarli a John era stato un periodo assolutamente devastante per Maika, per moltissimi motivi diversi che adesso vi racconterò, ma in particolare per la sua salute mentale. Infatti, a quanto pare, aveva ricevuto un trattamento sanitario obbligatorio ed era stata portata in ospedale contro la sua volontà proprio da suo marito, John Paul. L'aveva portata lì, apparentemente preoccupato per lei, aveva detto al personale, insomma, dell'ospedale che aveva tentato di togliersi la vita, aveva tentato di farsi del male, e le aveva tolto il telefono, il portafoglio, i documenti e la macchina. Motivo per il quale, quando poi Maika era stata dimessa dall'ospedale un paio di giorni dopo, aveva denunciato alla polizia il furto della sua auto, che aveva all'epoca ovviamente suo marito. La polizia era andata a casa di John, aveva trovato effettivamente la macchina di Maika, e un problema, diciamo, che c'è spesso in situazioni del genere tra 2 persone sposate, ovvero la macchina era di proprietà di tutte e due, era una proprietà coniugale, di conseguenza John non poteva legalmente rubarla, perché era anche sua, era anche lui proprietario di quella macchina. Racconterà in particolare che sua moglie, per qualche motivo, nel periodo vicino alle feste natalizie, iniziava ad assumere tutta una serie di comportamenti compulsivi, in particolare collegati allo spendere soldi. Per qualche motivo spendeva tantissimi soldi, comprava tantissime cose, anche quando lui cercava di bloccare i soldi che le utilizzava, magari tenendole la carta di credito o mettendole un limite a questa carta di credito, lei faceva, tra virgolette, follie per ottenere ulteriori soldi. In quella situazione in particolare lui dice alla polizia di averle preso la macchina perché lei voleva venderla per ottenere dei soldi da spendere. In ogni caso, come vi dicevo, essendo quella macchina di proprietà sia di una che dell'altro, John non poteva essere accusato o arrestato o qualsiasi altra cosa per averla rubata, perché non puoi rubare una cosa che è già tua. Di conseguenza non potranno far molto se non consigliare a entrambi di affidarsi a degli specialisti. Dopo questa situazione iniziano ad avvenire tutta una serie di avvenimenti preoccupanti. Un giorno Maika contatta la polizia
perché qualcuno aveva tagliato tutte e quattro le gomme della sua macchina ed era convinta che fosse suo marito. Lei l'aveva portato ovviamente dal carrozziere, che mentre stava riparando questa macchina, cambiando le gomme, trova sotto il veicolo un dispositivo di tracciamento che, insomma, Mike ovviamente e questo carrozziere non potevano sapere chi avesse messo quel dispositivo, ma neanche un quarto d'ora dopo arriverà lì John Paul, quindi con ogni probabilità era stato lui. Ci sarà anche un litigio tra i due che verrà filmato da Maika stessa, e in questo video si sente John Paul che la minaccia di pubblicare delle fotografie su Facebook. Way. I'll show you the pictures. Do you want to go to jail? They'll be on Facebook in a few hours. Alrighty, you'll be in jail in a few hours. Walk away. Quando la polizia parlerà con John di questa situazione, lui ancora una volta si giustificherà dicendo che la macchina era sua, quindi quel sistema di tracciamento era stato messo inizialmente per tracciare una proprietà. Ovviamente non c'è niente di illegale in questo, potete, chiunque di voi può acquistare un AirTag o un dispositivo simile e metterla nella propria macchina, nella propria borsa, attaccata alle chiavi, per dire, per tracciare sempre la posizione di quell'oggetto. In secondo luogo, dice la polizia ancora una volta, che sua moglie era una donna mentalmente instabile, soprattutto in quel periodo, quindi aveva messo quel dispositivo per una questione di sicurezza, per essere sicuro di sapere in ogni momento dove si trovasse Maika. Racconterà tra l'altro alla polizia che a Maika era stato diagnosticato un disturbo bipolare e schizofrenico, che le erano state prescritte delle medicine, e in realtà finché lei prendeva queste medicine stava bene, nel senso la situazione era sotto controllo, ma che di recente qualcuno l'aveva convinta che in realtà non prendendo quelle medicine sarebbe stata meglio, di conseguenza aveva smesso di prenderle e quindi stava avendo tutta una serie di episodi. Questo è quello che ha raccontato la polizia, però in questi giorni ci saranno tutta una serie di scambi di email tra Maika e John, nelle quali John le chiede scusa per aver utilizzato in modo improprio quel dispositivo, cioè le chiede scusa per averla di fatto stalkerata. Poche settimane dopo questa situazione, Maika contatta ancora una volta la polizia per dir loro che un utente anonimo su Facebook aveva pubblicato delle sue foto intime. Erano foto che lei aveva mandato a suo marito, quindi era sicura del fatto che dietro a quell'utente anonimo ci fosse John Paul. In più aveva anche quel video che vi ho fatto vedere prima, dove c'è lui che la minaccia di pubblicare delle foto su Facebook, solo che legalmente non potranno far niente perché, per due motivi in realtà, ok, l'account era anonimo e non potevano risalire a chi ci fosse effettivamente dietro. In secondo luogo, la persona che aveva, questa persona anonima che aveva postato queste foto, aveva in realtà sfocato sia il volto di Maika che le zone di nudo. Di conseguenza non violava le leggi che ci sono lì di nudità, quindi ancora una volta non faranno niente. A questo punto Maika racconta alla polizia una cosa davvero inquietante, ovvero che suo marito aveva iniziato in realtà ad avere delle conversazioni e dei comportamenti inappropriati con lei da quando era arrivata a Solid Rock, e vi ricordo che aveva iniziato a frequentare quella chiesa all'età di 14 anni, mentre John Paul ne aveva 35. Quando la polizia ancora una volta parlerà con John e gli racconterà quello che aveva detto sua moglie, lui negherà tutto. Dirà di non aver mai avuto nessun comportamento inappropriato con lei fino a quando lei aveva già sposato Jeremy, di conseguenza era già maggiorenne. Purtroppo ancora una volta non c'erano prove effettive di questo suo comportamento inappropriato, di conseguenza la polizia non potrà far niente. Tutto questo prima della morte di Maika. A questo punto, scoprendo tutti questi vari dettagli, queste varie chiamate alla polizia che c'erano state nel corso dei mesi precedenti alla morte di Maika, la polizia inizia a guardare un attimo con un occhio diverso questo pastore. E
notano un annuncio, anzi l'annuncio che John Paul aveva fatto della morte di sua moglie, che era stato tra l'altro pubblicato da alcuni fedeli, perché adesso non mi è ben chiara la dinamica di alcune chiese in generale, però in particolare negli Stati Uniti, non so per che motivo, ma registravano un sacco di funzioni, cioè proprio video, facevano il video e venivano caricati sui social, non so se per tipo magari far partecipare a queste cerimonie, a queste varie messe, persone che magari non c'erano, non so la motivazione effettiva, o trovare altri fedeli, non lo so. In ogni caso venivano filmate e poi caricate su internet. Il momento dell'annuncio della morte di Micah viene ripreso e pubblicato. L'annuncio viene fatto neanche 24 ore dopo il ritrovamento del corpo di Micah. Tenete conto che a questo punto non è che erano state proprio date molte informazioni su quello che era avvenuto, ancora non c'era neanche stata l'autopsia, di conseguenza ufficialmente la morte di Micah ancora non era dichiarata un suicidio. Poteva magari esserci qualche ipotesi, ma non c'era sicuramente nessuna certezza ufficiale del fatto che si fosse tolta la vita. Instead, I'm going to have you stand up and I'm going to make an announcement, and after the announcement I'm going to ask that you leave church quietly and don't talk about the announcement. Before I make the announcement, I also want to say that my request to you is that you will continue to come to church and serve and give for the next, you know, little bit, because I'm taking a little bit of a break and I don't want to have to worry about the church. My break may be a few days, a few weeks, I don't know. I got a call late last night. My wife has passed away. And yeah, it was self-induced, and it was up in North Carolina. And we're going to have a funeral for her next Sunday here at 3 p.m. And so it's all I can, yeah, I'm just kind of going on adrenaline right now. So, and she wasn't, y'all knew that she wasn't well mentally, and that she needed her medicine that was hard to get to her. But just keep our family in your prayers, and I'm going to let Pastor Randall, my bishop, he can pray. A questo punto risulterà molto strano sia alla polizia che ai familiari stessi di Micah che John Paul non solo parlasse già di suicidio, ma che avesse detto così tranquillamente che sua moglie aveva avuto una serie di problemi psicologici e che di conseguenza, cioè in seguito a questi problemi psicologici, si era tolta la vita. In tutto ciò, mentre la polizia stava sicuramente indagando più, diciamo, nell'ombra, non pubblicamente, l'opinione pubblica inizia a schierarsi e anche abbastanza, non voglio dire violentemente, però in modo abbastanza drastico. Il caso, ovviamente, immaginate già comunque quanto possa essere mediatico il fatto che il pastore di una chiesa con un passato di tradimenti della moglie con un'altra donna sposata della chiesa, cioè insomma potete immaginare già dal punto di vista pop, tra virgolette, gossip, quanto questa notizia sia stata mediatica negli Stati Uniti, sia stata ribattuta da vari giornali. In più, la famiglia di Sierra diceva già pubblicamente di come non fossero convinti da questa spiegazione, da come ci fossero delle cose che non tornavano e da come solo due giorni prima, rispetto al ritrovamento del suo corpo, erano stati consegnati i documenti del divorzio a John Paul. In tutto ciò, quindi già con tutte le persone comunque che stavano iniziando a dar contro John Paul, a postare non solo sui social, cioè proprio anche nei vari programmi televisivi, c'erano persone che stavano, anche esperti, specialisti, che stavano facendo le peggio teorie su questa situazione, poi parleremo tra l'altro anche delle teorie. Sul profilo Facebook di questo pastore, un utente anonimo chiamato Tai pubblica un video con una descrizione molto particolare. Nella descrizione scrive: "Hai usato e abusato per troppo tempo. Hai screditato tutte le tue vittime dicendo pubblicamente e volontariamente informazioni personali in modo da poter controllare la versione dei fatti. Ora tua moglie è morta e hai detto che si è tolta la vita per dei problemi mentali. Ma la verità è che nessuno ha mai avuto problemi prima di incontrare te. Nessuno ha parlato prima perché altrimenti la tua reazione sarebbe stata terribile. In quanto pastore hai potere sulla comunità e
risorse finanziarie per danneggiare le persone, spaventarle, intimidirle e convincerle a non parlare. Penso non sia un modo di vivere molto cristiano. Questo filmato è un video del 2015, ve lo farò vedere mentre parlo senza audio perché ci sono insomma delle urla, dei lamenti eccetera, YouTube non è molto favorevole a queste cose, ma in ogni caso era un filmato che era stato fatto da un vicino di casa di John Paul nel 2015, che lo aveva trovato sdraiato per terra, apparentemente immobilizzato, sembrava sotto l'effetto di qualche sostanza, si lamentava, piangeva, diceva che aveva delle formiche, delle formiche enormi, tra l'altro, che gli stavano salendo lungo il corpo, chiedeva di aiutarlo, però non c'erano formiche da nessuna parte. E quando il vicino cercherà di chiedergli che cosa stesse succedendo, come mai fosse in quelle condizioni, lui dirà che gli avevano cambiato delle medicine e che quindi stava avendo praticamente un effetto collaterale di queste medicine. Questo video ovviamente fa il giro del web a questo punto, come vi dicevo c'era un'attenzione mediatica enorme sul caso, viene visto sia dalla polizia che dai detective che dalle persone che stavano seguendo questo caso, questa storia, e ovviamente inizia a insinuarsi nell'opinione pubblica, ma anche in quella della polizia, che magari questo pastore che, non so, si professava così perfetto, così fantastico, avesse probabilmente, oltre a un problema magari un po' di stalking con sua moglie, un problema di tradimento, perché aveva già tradito sua moglie con un'altra, insomma, già tutta una serie di cose poco religiose, anche un problema di droga. Quella reazione lì registrata nel video sembrava assolutamente una paranoia, cioè un effetto collaterale sì, ma di qualche sostanza stupefacente. Tra polizia e giornalisti, perché a questo punto a scavare sul suo passato non c'erano solo i detective, ma anche i giornalisti, viene fuori un lato, se posso dire, abbastanza oscuro di questo pastore. Fin da giovanissimo John era stato coinvolto in tutta una serie di furtarelli, arresti per guida in stato di ebbrezza e aggressioni varie. In particolare l'accusa e poi la condanna più grave che aveva ricevuto era stata a 19 anni, quando mentre stava guidando con la macchina aveva schizzato, perché aveva piovuto molto, quindi c'erano pozzanghere ovunque, aveva schizzato una donna, questa donna si era arrabbiata, i due avevano litigato e ad un certo punto lui era salito in macchina e aveva volontariamente investito questa donna, trascinandola tra l'altro sulla macchina per un bel po' di, tipo un chilometro quasi, un sacco di metri. Fortunatamente poi questa donna non aveva avuto lesioni gravi da questa cosa, però era un'aggressione ovviamente bella e buona. Viene arrestato, condannato a 4 anni di prigione, di cui in realtà 3 in libertà condizionale, quindi passare effettivamente solo un anno e poi nemmeno completo per buona condotta in prigione. Ora, ovviamente il fatto che avesse un passato comunque con diversi precedenti non voleva dire che non dovesse per forza essere cambiato, nel senso che di facciato ufficialmente poi era diventato un pastore e non era stato coinvolto altre volte ufficialmente in altri crimini. C'erano state poi quelle segnalazioni da parte di Maika, però, come vi ho detto, non c'erano prove, quindi, o comunque lui era proprietario della macchina, quindi non poteva rubarla, eccetera, eccetera. Quindi ufficialmente la sua fedina penale si era fermata lì, a quella aggressione comunque molto grave, a 19 anni. A questo punto, un po' di giorni dalla morte di Maika, viene chiamata la polizia ancora una volta in merito a questo pastore. Praticamente John Paul si era recato all'appartamento in cui negli ultimi mesi stava vivendo Maika. Ufficialmente si trovava lì, almeno questo è quello che ha detto al proprietario di casa, per prendere gli oggetti personali di sua moglie. Anche perché, come vi dicevo, il divorzio non era ancora ufficializzato, quindi continuerò a chiamarlo, cioè a chiamarli marito e moglie, perché ufficialmente erano ancora sposati. Solo che questo proprietario di casa stava seguendo il caso di Maika al telegiornale, conosceva lui ovviamente in prima persona Maika, e da tutto quello che era venuto fuori non si fidava per niente di questo pastore, di conseguenza si era rifiutato di fare entrare John in quell'appartamento.
John aveva chiamato la polizia perché effettivamente Micah era sua moglie ed era deceduta, quindi aveva tutto il diritto di prendere gli oggetti personali di sua moglie. Ma all'arrivo della polizia sul posto c'era anche la famiglia di Micah, che comunicano ai poliziotti di avere il sospetto che John volesse entrare in quell'appartamento semplicemente per disfarsi di qualche prova contro di lui che potesse in qualche modo collegarlo o alla morte di Micah o magari a qualcosa di losco. Ora, ovviamente non possiamo sapere se si tratta effettivamente di una coincidenza o no, perché John Paul continua a sostenere di essere lì semplicemente per recuperare gli effetti personali di sua moglie, ma in questa casa la polizia troverà effettivamente un diario di Micah dettagliatissimo di tutta una serie di cose che suo marito le aveva presumibilmente fatto. In questo diario c'era infatti descritto, nella maniera più dettagliata che vi possiate immaginare, ogni suo singolo comportamento inappropriato precedente ai suoi 18 anni. Cioè qui ogni singolo comportamento, ogni singola parola di troppo, insinuazione, comportamento proprio fisico, intendo di toccare in modo inappropriato Micah, quando era ancora una 14enne, era appena arrivata alla Solid Rock. Tutto l'inizio poi della loro frequentazione, quando erano entrambi sposati, del loro poi matrimonio, di tutti gli abusi che le avrebbe subito, sia psicologici che verbali che fisici, da parte di John Paul. Tutte quelle cose che in realtà la polizia già sapeva del GPS, del fatto che le avesse tolto il telefono, la carta di credito, la macchina, eccetera, eccetera. In più, in questo diario, Micah scrive che John Paul era dipendente dal sesso, di esserne consapevole da moltissimo tempo, di aver saputo più volte, di aver scoperto più volte delle frequentazioni extraconiugali di suo marito con altre persone e di essere a conoscenza che in quel momento, quindi nell'ultimo anno e mezzo più o meno del loro matrimonio, John Paul aveva un amante di nome Susie. Questa donna si chiamava Susie Skinner, anche lei faceva parte della chiesa di Solid Rock, si sono conosciuti tutti lì, a quanto pare non frequentavano altre persone se non all'interno di questa chiesa. Anche questa Susie lavorava proprio per la chiesa, nell'ufficio dell'amministrazione. Aveva frequentato per moltissimi anni la chiesa come una fedele insieme a suo marito, Christopher Skinner. La situazione con suo marito ha fatto alzare un sopracciglio a moltissime persone. Christopher e Susie si erano conosciuti in riabilitazione. Christopher aveva avuto un incidente in macchina, aveva guidato sotto l'effetto di qualche sostanza. In seguito a questo incidente aveva subito una lesione alla spina dorsale che l'aveva quasi totalmente paralizzato. In riabilitazione aveva conosciuto Susie, i due si erano innamorati follemente e si erano sposati poco dopo. Stando alle persone che frequentavano la Solid Rock e che lavoravano lì, tra John Paul e questa Susie era iniziata una relazione quasi immediatamente, quando Susie era ancora sposata con Christopher Skinner e John Paul ovviamente con Micah. Ancora una volta era una di quelle cose che tutti sapevano, ma nessuno ne parlava direttamente con loro. Cioè ufficialmente John Paul e questa Susie non avevano detto a nessuno che stavano insieme, cioè che avevano una relazione extraconiugale, ma lo sapevano tutti. E diciamo che a quanto dicono non la nascondevano proprio neanche bene, perché li beccavano spesso comunque in atteggiamenti affettuosi e fisici. Tornando al marito di Susie, Christopher, anche lui era deceduto e era morto anche lui in una situazione che assomigliava un po' come situazione alla situazione in cui era venuta a mancare Micah. Questo perché il 6 settembre del 2021, per qualche motivo, Christopher si reca da solo nella piscina pubblica di Myrtle Beach. Ad un certo punto la sedia a rotelle elettrica prende velocità e lo fa finire in acqua. Lui chiaramente, come vi dicevo, era praticamente totalmente paralizzato, di conseguenza non riesce a nuotare, non riescono a salvarlo in tempo e muore affogato. Ufficialmente la sua morte viene catalogata come incidente, però nessuno delle persone che si occuperanno del caso all'epoca riesce ad escludere il fatto che potesse
essersi trattato di un gesto volontario, anche perché per qualche motivo, o magari appunto non aveva fatto in tempo, la direzione della sedia a rotelle non era stata deviata, sembrava fosse andata proprio direttamente verso la piscina. Anche qui sicuramente strano che sia la moglie di John che il marito della sua amante si siano entrambi potenzialmente, presumibilmente, tolti la vita. Ovviamente può continuare a trattarsi di una semplice coincidenza. In ogni caso si fa avanti anche la ex moglie di John Paul, Allison, la moglie, la donna che era sposata con lui quando aveva iniziato la frequentazione con Micah. Questa donna confermerà in realtà le parole di Micah, quelle che aveva scritto sul diario, dicendo che questo pastore era in realtà dipendente dal sesso, che aveva avuto molteplici donne anche durante il suo matrimonio, e Allison stessa dirà, confermerà il fatto di essere a conoscenza che si sia comportato in maniera inappropriata con alcune delle ragazze minorenni che partecipavano ai suoi seminari, gli stessi corsi a cui aveva preso parte Micah quando era solo una 14enne. Alcune di queste persone, di queste ragazze ormai adulte, decidono di farsi avanti confermando quello che John Paul le avrebbe presumibilmente fatto quando erano ancora minorenni e partecipavano appunto a questi seminari. Il problema ancora una volta è che non troveranno, almeno ufficialmente, prove di queste insinuazioni da parte loro. Ancora una volta John negherà tutto, assumerà un avvocato, negherà ogni cosa negativa che sia stata detta nei suoi confronti e anzi minaccerà a questo punto anche di denunciare eventuali persone che avrebbero continuato a insinuare queste cose. Arriviamo ora all'ultimo punto che sembra uscito fuori da queste varie indagini contro John Paul, ovvero il fatto che sembrerebbe che questo pastore, tra tutte queste belle cose che vi ho raccontato di lui, abbia anche rubato in almeno un'occasione i soldi donati alla chiesa per le missioni in Africa, in Kenya, di cui vi parlavo prima. Tra l'altro, secondo alcuni membri della chiesa, Micah era consapevole di questa cosa e secondo loro John l'aveva resa complice in questo furto di questi fondi, di queste donazioni, proprio come modo ulteriore di ricattarla, per controllarla, per, vi ricordate, sicuramente l'ha ricattata almeno una volta per le fotografie di Facebook, perché c'è il video, però secondo molti era un ulteriore modo che lui aveva per ricattarla e per impedirle di lasciarlo, di divorziare, eccetera, eccetera. Voglio prendere un ultimo segmento di questo video per parlare delle teorie che sono nate su questa storia. Questo perché ci sono un sacco di teorie in merito a quello che è accaduto effettivamente a Micah. Ci tengo a dire che ogni singola prova mai venuta fuori in merito alla morte di Micah portano in un'unica direzione, ovvero che si sia tolta la vita. E questa è anche la conclusione ovviamente della polizia. Ufficialmente la morte di Micah è stato un suicidio. Ma come vi ho detto, si tratta di un caso molto virale, di cui adesso dico virale, ma non se ne è parlato tantissimo solo sui social, anche e soprattutto via media più tradizionali, tipo telegiornali, vari programmi televisivi statunitensi, eccetera, eccetera. Un sacco di persone, sia su internet che esperti e persone, insomma, commentatori di questi programmi televisivi, hanno tirato su un sacco di teorie diverse, alcune più discutibili di altre, secondo me. C'è chi pensa, ad esempio, che quella chiamata al 911, che io non vi ho fatto sentire per i motivi che vi ho spiegato, che se volete potete andarvi a sentire fuori di qui, sia finta. Secondo molti è una chiamata generata dall'intelligenza artificiale. Alcuni pensano che non sia mai esistita, nel senso che sia una prova finta, creata per qualche motivo ad hoc dalla polizia. Altri ancora dicono che in realtà la chiamata è avvenuta, ma abbiano creato la voce di Micah per farle dire quelle cose, ovvero che si aveva intenzione di fare quello che ha fatto e voleva dare la sua localizzazione perché la trovassero. Altre persone ancora dicono che in realtà lì di fianco a lei c'era John. Questo perché in questa chiamata sembrerebbe sentirsi
proprio all'inizio, prima che parli, la voce, una voce maschile. Ora, secondo la polizia non c'era nessuno di fianco a lei, si sente effettivamente questa voce, che però potrebbe essere semplicemente qualcuno di fianco a lei, anche perché, stando a quello che sono riuscita a ricostruire, la chiamata è stata effettuata dalla macchina, quindi dal parcheggio di questo parco enorme. C'erano ovviamente altre persone nel momento in cui era lì. Secondo sempre queste teorie, John ha costretto Micah a dire quelle cose al telefono. Ci tengo a precisare che ufficialmente John ha un alibi di ferro, nel senso che lui e il suo telefono sono stati a Charleston, che è una città che si trova a circa 3 ore dal parco in cui poi è stata trovata Micah. Non ci sono solo i dati del telefono a confermarlo, ma anche diversi filmati che hanno ripreso il suo veicolo, anche persone che l'hanno visto, perché si trovava lì per partecipare a un seminario. Alcune persone che hanno partecipato a questo seminario hanno confermato che John Paul si trovava lì. L'unica cosa su cui possiamo discutere era che fosse lì con qualcuno, nel senso che all'interno della macchina, nelle riprese di videosorveglianza o comunque dell'autostrada che sono state fatte, sembrerebbe che non fosse da solo. Diciamo che con lo storico che ha di tradimenti non escluderei che ci fosse ancora un'altra ragazza o un'altra persona, un'altra donna, oltre a Susie. In ogni caso ha un alibi effettivamente di ferro per il momento in cui è stata trovata Micah al parco. Un sacco di persone hanno iniziato a prendersela anche con persone che sono state collegate al caso solo indirettamente, ad esempio con il medico legale che ha svolto l'autopsia. Per qualche motivo c'è questo mega complotto per cui la polizia e i medici legali, insomma le persone che lavorano dietro i casi, vogliano in qualche modo insabbiare tutto. In più ci sono persone che hanno addirittura incolpato l'uomo che ha trovato lo zaino, quello che ha sentito il pianto della donna e poi lo sparo. Secondo alcune persone l'aveva uccisa lui e aveva inscenato tutto per far ritrovare il corpo. Tra l'altro quest'uomo ha anche risposto a queste accuse pubblicamente, insomma doveva essere, almeno ufficialmente e assolutamente, solo una persona che si è trovata in quel parco per coincidenza di fianco a Micah. Una cosa un po' particolare che ha raccontato il padre di Micah, che insieme al resto della sua famiglia continua a essere convinto del fatto che sua figlia non si sia tolta la vita. Il padre di Micah ha anche detto pubblicamente in alcune interviste di essere insospettito dal comportamento di John Paul, perché ha pressato molto, ha insistito molto per far cremare Micah, nonostante la sua famiglia non fosse d'accordo. Tutta la famiglia crede, è convinta del fatto che John c'entri qualcosa nella morte di Micah, anche se ovviamente le prove portano da un'altra parte. Le altre varie accuse contro di John sono attualmente in stallo, ma non, presumibilmente, diciamo, non sono morte lì. Questo perché, notizia proprio dell'ultima ora, è stato coinvolto nel caso l'FBI, nel senso che la polizia del posto ha chiesto all'FBI di intervenire nelle indagini. John continua tuttora a dichiararsi innocente, non sembrerebbe pubblicamente, almeno ancora, non essere uscito niente effettivamente che lo colleghi alla morte. Per quanto riguarda, cioè sicuramente non è una persona onesta, indagheranno, spero, in tutte le altre accuse, in particolare quelle inerenti ai suoi comportamenti nei confronti delle ragazze giovani e minorenni che partecipavano ai suoi corsi. Tra l'altro, ufficialmente non è neanche, cioè nel senso, non è più pastore di quella chiesa, però percepisce ancora uno stipendio, nel senso non l'hanno licenziato, l'hanno semplicemente tolto dalla sua carica di pastore per quella chiesa. Ultima cosa che volevo dirvi, ho letto una sua intervista recente e ha dichiarato di aver tentato di risuscitare Micah. Non so esattamente secondo che rituale, non lo so, ha dichiarato di aver fatto un rituale per provare a resuscitarla, perché se lei fosse viva o comunque tornasse in vita, potrebbe dire a tutti che lui non c'entra niente. Ovviamente non ha funzionato. In ogni caso, questo è tutto quello che ho trovato sul caso di oggi. Io, sinceramente, se posso dire la mia opinione, sono abbastanza convinta del fatto che Micah si sia tolta la vita, nel senso che tutte le prove che sono state pubblicate lasciano davvero
poco all'immaginazione, è stata ripresa dai filmati di videosorveglianza lasciare casa sua da sola, è stata ripresa dai filmati di videosorveglianza del negozio in cui ha acquistato la pistola da sola, ha fatto questa chiamata al 911, l'uomo, il testimone di fatto di tutto che si trovava a pochi metri da lei su quel fiume, ha sentito sì una donna piangere, non ha sentito altre voci, non ha visto altre persone sospette nell'area, non ci sono tracce di colluttazione, lotta né nel punto in cui è avvenuto effettivamente, in cui è esploso effettivamente quel proiettile, né in macchina, insomma sembra davvero tutto andare in un'unica direzione, purtroppo, che non è sicuramente facile da accettare per la famiglia. Sicuramente c'è da indagare su un possibile ruolo, magari in un'eventuale istigazione da parte di suo marito, e sicuramente, come vi ho detto, in tutte le altre cose in cui evidentemente è invischiato. Spero che si faccia luce quantomeno su quell'aspetto. In ogni caso sono curiosa di vedere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Per il caso di oggi era tutto, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo siete. Noi ci rivediamo nel prossimo video.